Palazzo Ducale di Pesaro, casa della prefettura provinciale, si prepara ad un nuovo piano di riqualificazione e conservazione dello stabile che a partire dal 12 giugno le consentirà di aprirsi alle visite al pubblico. È questo l'effetto del protocollo d'intesa firmato oggi fra prefettura, Comune di Pesaro, Agenzia del Demanio e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. L'obiettivo dell'accordo è proprio quello di restituire Palazzo Ducale alla comunità pesarese, di restituire, diciamo, questo palazzo anche non solo alle visite ma anche all'organizzazione di eventi culturali. Insomma, è un'idea che avevo maturato sin dal momento del mio insediamento, l'abbiamo coltivata, l'abbiamo sottoposta all'attenzione, diciamo, delle altre parti che oggi hanno sottoscritto l'accordo e soprattutto del Comune, che devo dire ha accolto con grande entusiasmo l'idea. Poi, insomma, il Comune, che attraverso i propri enti, attraverso le proprie associazioni di riferimento, ha il know-how necessario perché questo accordo possa funzionare. Abbiamo voluto dare ad una serie di iniziative che sono state intraprese anche in passato ai fini, appunto, dell'ampliamento della fruibilità del palazzo, un carattere di sistematicità, un carattere, come si diceva, di struttura, in modo tale che effettivamente il palazzo possa entrare anche nei circuiti turistico-culturali che il Comune promuove anche all'esterno. Palazzo Ducale entra così nella rete museale del Comune di Pesaro, aprendosi a visite guidate fisse ogni sabato mattina a partire dal 12 giugno. Visitatori che potranno scoprire il Salone Metaurense, la Loggia del Genga, i saloni di rappresentanza, il Cortile d'Onore, il Cortile della Caccia e il Giardino Segreto. Diciamo, da questo punto di vista c'è una soddisfazione perché l'Agenzia del Demanio è impegnata, oltre che a dare i beni alle amministrazioni, a valorizzare i propri beni, che spesso sono in condizioni, diciamo, che hanno necessità di interventi importanti. Ci sono tanti bellissimi immobili dello Stato, i quali naturalmente hanno anche delle necessità edilizie, di restauro, e spesso lo Stato non ha tutte le disponibilità, quindi solo, come in questo caso, con una collaborazione con altre amministrazioni, con gli enti territoriali in modo particolare, unendo le singole disponibilità, le singole energie, si riesce a portare avanti un progetto. Il nostro compito è presidiare sul fatto che la valorizzazione avvenga in modalità che siano naturalmente compatibili con la corretta conservazione di questo bene, ma anche con la corretta narrazione di questo bene. Quindi sovraintenderemo naturalmente al fatto che tutto questo avvenga secondo le modalità che siamo abituati a cercare di tutelare, sempre naturalmente nell'obiettivo, e tengo molto che questo venga detto, di restituzione dei beni alla comunità, perché noi siamo qui per lavorare per il bene comune e questo atto, questa sottoscrizione dovrebbe contribuire molto a far sì che questo Palazzo Ducale torni a essere bene comune nel senso più pieno del termine.